Allora, ciao a tutti. Eh, volevo darvi subito gli aggiornamenti che sono quelli che, che aspettate tutti da, da fin troppo tempo. Spero che si senta, perché sono qui in ufficio ma da solo, e quindi spero di aver attivato bene tutto sul, sul cellulare. Allora, eh, partiamo subito dai, dai lavoratori sportivi. Avete ragione, eh, sono passati quasi tre mesi e eh, infatti la prima domanda, buonasera Ministro, per chi supera di i Ferrari i 10.000, 10 quando il bonus? Adesso vi dico tutto, ve lo dico in maniera molto chiara e anche con diciamo, soddisfazione perché nonostante sia trascorso tempo, avete ragione, però vi ricordo anche che il lockdown è iniziato di fatto meno di tre mesi fa, cioè è iniziato, grazie Cinzia per avermi detto che si sente bene. È iniziato meno di, di tre mesi fa, anche se chiaramente per chi non ha lavorato eh, questi tre mesi sono un'eternità e sono un danno senza fine. Però vi vorrei ricordare appunto che il lockdown è iniziato ai primi di marzo, adesso fra una settimana saranno circa tre mesi. Noi all'inizio non eravamo assolutamente preparati, quindi anche reperire tutte le risorse che sono state necessarie non è stato proprio facilissimo. Questo credetemi, anche se ripeto io capisco e credo alle eh, difficoltà che hanno avuto tutti quanti. Quindi, eh, ma non siamo stati qui mano in mano. A volte ho ricevuto dei messaggi, mi diceva, ma, mi dicevano, mi scrivevano ma riesci a dormire la notte sapendo che noi siamo qui senza lavorare? No, noi infatti abbiamo lavorato veramente giorno e notte. Ma comunque adesso andando al sodo. Eh, il ministro Gualtieri, ministro dell'Economia, che ringrazio, ha firmato e ve l'ho detto già in un video l'altro giorno eh, il decreto attuativo diciamo, di tutte le risorse che avevamo previsto nel decreto rilancio. Allora, ho risentito ancora eh, ieri mattina la ragioneria dello Stato, perché chiaramente tutti questi soldi non è che noi li abbiamo qui in cassa, li, li dobbiamo avere. Mi ha assicurato che per mercoledì trasferiranno le risorse a sport e salute. Quindi mercoledì della prossima settimana, fra quattro giorni, tutte le risorse andranno a Sport e Salute. Il presidente di Sport e Salute, eh, l'avvocato Vito Cozzoli, che sta facendo con la sua squadra un lavoro incredibile, benché voi giustamente vediate soltanto il ritardo di tutto questo, ma dietro c'è un lavoro molto complesso, mi ha assicurato che loro sono già pronti con i bonifici. Quindi noi, tra giovedì e venerdì della prossima settimana, Sport e Salute dovrebbe essere in grado di bonificare non solo i 47.000 bonifici che erano rimasti ancora in sospeso per eh, il mese di marzo e quindi andiamo poi a completare di fatto i 131.000 lavoratori sportivi che avevano fatto domanda, ma negli stessi giorni, cioè giovedì-venerdì della prossima settimana faranno anche il bonifico automatico, quindi non devono nessuno di voi deve rifare nessuno di voi che già ha già fatto domanda deve rifare domanda per i mesi di aprile e di maggio. Quindi calcolate che se mercoledì i soldi saranno sui conti di sport e salute giovedì, venerdì. Eh, credo anche sabato, perché sono appunto decine di migliaia di bonifici che bisognerà fare. La società li farà. Eh, da lunedì dell'altra settimana dovreste ritrovarvi eh, tutti i soldi eh, di questa indennità sul conto corrente. Quindi ripeto: i 47 mila, anche se non hanno ricevuto email. Guardate, eh, gli esclusi eh, ne sono pochissimi sui 131 mila, nell'ordine di qualche centinaio perché non non avevano i requisiti, ma sono stati avvertiti. Chi non è stato avvertito è perché evidentemente appunto tra le tantissime cose eh, da gestire, non sono magari partite tutte le mail, però eh, abbiamo praticamente risolto quasi tutte le domande complesse, anche quelle degli arbitri. Per i quali c'è diciamo, una lettura abbastanza estensiva, ci sono solo alcuni casi dove proprio mancano i requisiti fondamentali e non possiamo procedere. Però diciamo, dei 131.000 che hanno fatto richiesta il 99% la richiesta è stata accettata, di quella parte, ripeto, 47.000 non avevano ancora ricevuto il bonifico, lo riceveranno e eh, contemporaneamente anche aprile e maggio. quindi vi prego, su questo eh, non c'è differenza, sopra e sotto i 10.000 euro, quindi diciamo che io mi auguro che eh, tra, entro lunedì, non prossimo, ma quello dell'altra settimana, tutti voi possiate avere, eh, trovare sul conto corrente l'indennità. Eh, a questo punto sì, ci abbiamo messo sicuramente più tempo del necessario, però vorrà dire che per i primi di giugno eh, tutti quanti avranno avuto l'indennità per i mesi di marzo, di aprile e di maggio. Eh, si apre poi un'altra finestra importante eh, che è quella dell'8 giugno. L'8 giugno è una data importante perché ci sono due cose particolarmente importanti che avverranno. L'8 giugno intanto si riapre la finestra sul sito di Sport e Salute per fare domanda per chi non avesse fatto in tempo a farla eh, la volta precedente. Eh, quindi chi non ha fatto domanda la volta precedente, dall'8 giugno, dall'8 al 15 giugno, sarà una settimana questa volta, aperta la finestra per poter richiedere l'indennità eh, per i mesi di aprile e per i mesi di maggio. Quindi eh, fatelo perché questo è importante, ci sono le risorse, ovviamente il sistema dà immediatamente la possibilità di verificare se la persona che fa domanda le ha già ricevuti, quindi ovviamente eh, invito tutti quelli che hanno già fatto domanda a essere tranquilli a sapere che eh, riceveranno automaticamente aprile maggio e quindi di non rifare la domanda perché non fanno altro che intasare e poi rendere più difficile il lavoro di verifica. Perché di fatto, ripeto, il, la piattaforma informatica riesce immediatamente a vedere se corrisponde tutto, nome, cognome, IBAN, eh, codice fiscale e quant'altro. Quindi chi ha già fatto domanda non la rifacce. Faccia. Chi invece non ha fatto domanda dall'8 giugno eh, può rifare domanda a sport e salute per accedere. Impossibile registrarsi sulla piattaforma? Sì, perché è ancora chiusa la piattaforma, la piattaforma riapre l'8 giugno l'8 giugno riapre la piattaforma di Sport e Salute per chi non ha fatto ancora domanda. Questo credo sia molto importante. Ripeto, ringrazio davvero la società che sta facendo un lavoro eh, difficile. Ripeto, per chi deve ricevere l'indennità eh, è tutto più complicato e sembra tutto insomma, più facile però quello che va fatto che invece è un lavoro complesso. L'8 giugno però è una data importante anche per un altro motivo, perché dall'8 giugno... Uh, sul sito dell'ufficio per lo sport del governo che è sport.governo.it trovate finalmente tutti i criteri e le modalità per accedere al sostegno a fondo perduto per le eh, associazioni sportive dilettantistiche e per le società sportive dilettantistiche. Questo è un sostegno molto importante anche se arriva a giugno, però vi serve sicuramente per recuperare eh, i danni subiti durante i tre mesi di chiusura di marzo, aprile e maggio. Quindi eh, dall'8 giugno eh, ufficio dello sport, il sito è sport.governo.it, il eh, direttore generale dello sport che è Giuseppe Pierro, perché anche lì l'ufficio dello sport, che è un piccolo ufficio del governo, sta facendo un ottimo lavoro. Quindi dall'8 giugno per tutte le ASD e per tutte le SSD trovate su sport.governo.it tutte le informazioni e i criteri per accedere a questo fondo a fondo perduto, quindi che è proprio un aiuto per questi tre mesi che sono stati così complicati e difficili. Quindi, eh, terzo punto che volevo dirvi, eh, questione delle attività sportive amatoriali, eh, altra cosa eh, insomma, che riguardi l'attività amatoriale e sportiva. Allora, è ovvio che il mio auspicio è che nel prossimo, l'ho già detto, eh, che nel prossimo, eh, sì, mi si chiede Carolina Sancineto se si accede al credito sportivo, se si può accedere anche... Alla fondo perduto, sì, assolutamente, anche perché il credito sportivo è comunque un mutuo eh, che dovete restituire. Il fondo perduto è un'altra cosa, quindi assolutamente sì. Tra l'altro grazie per aver mandato quel messaggio perché eh, mi permette di dire che al credito sportivo dove ci sono ancora risorse sono già arrivate però eh, migliaia di richieste che spero l'Istituto per il credito sportivo possa evadere il più possibile, più possibile velocemente, però ci sono ancora risorse perché quello era un fondo di 100 milioni, quello però è un mutuo, quindi sul sito dell'Istituto per il Credito Sportivo trovate tutta la modulistica, ormai è già attiva da diversi giorni, per accedere al mutuo, cioè a un finanziamento a un prezzo agevolato, a tasso zero, senza garanzie, però diciamo, è pur sempre un mutuo, questo invece è il fondo sostegno a fondo perduto. Vi dicevo per le attività sportive amatoriali, allora, eh, il DPCM, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri che è attualmente in vigore, come sapere, sapete, dura fino al 14 giugno. Poi dal 15 giugno bisogna stabilire delle nuove, eh, delle nuove regole. E, io ovviamente sono diciamo dell'idea che bisogna fare il possibile perché già dal 15 giugno tutta la parte del sport amatoriale di base possa ripartire. Ovviamente dobbiamo ancora vedere cosa accade nella prossima settimana, perché tutte queste riaperture graduali ovviamente hanno anche un impatto sulla curva eh, del virus e quindi dobbiamo augurarci tutti quanti per il bene di tutto il paese eh, che la curva continui a dare diciamo così, a esiti. Eh, positivi nella misura in cui diciamo, calano eh, i contagiati, calano diciamo, tutti i dati negativi. Eh, quindi il 15 è un auspicio sul quale io sto lavorando, ovviamente dobbiamo vedere ancora quello che succede tra qualche, tra qualche giorno, quindi eh, non eh, datelo ancora eh, per cento, per, al 100% per, per certo ma sicuramente eh, se le cose continueranno ad andare come stanno andando positivamente è ovvio che dobbiamo ricominciare, che poi è l'ultimo pezzo vero che manca, perché ormai eh, gli allenamenti sia individuali che di sport di squadra sono ricominciati. E, mh, Stanno ripartendo tantissime altre attività, sono partite le palestre, sono partite i centri e i circoli sportivi. Quindi eh, diciamo, ci sono ovviamente temi legati al contatto perché eh, una partita di calcio amatoriale piuttosto che eh, un saggio di danza, piuttosto che altri sport di contatto eh, prevedono appunto un contatto che ad oggi noi dobbiamo. Cercare ancora di eh, evitare per preservare la salute di tutti quanti, però ripeto: eh, man mano che andremo avanti eh, e i dati saranno positivi, come tutti ci auguriamo, eh, questo ci consentirà anche di aprire quest'ultima fetta che è, rimasta, eh, che è rimasta chiusa. Ultima cosa riguarda le eh, palestre e l'utilizzo delle palestre e delle scuole. Mi avete scritto in tanti perché eh, molti siete diciamo, eh, preoccupati del fatto che anche vista la situazione appunto, delle scuole eh, non possiate più utilizzare eh, le palestre scolastiche per fare attività. Eh, ci siamo sentiti eh, con la ministra Azzolina, con la ministra della scuola, eh, ci vedremo la prossima settimana perché cerchiamo chiaramente di tutelare sia eh, l'interesse primario dell'istituzione scolastica, quella cioè di riaprire eh, da settembre in sicurezza per consentire a tutte le ragazze e ragazzi di andare a scuola, ma anche quella di poter comunque eh, continuare a offrire degli spazi eh, per tutto il mondo della, eh, realtà, delle realtà dell'associazionismo sportivo del territorio. Quindi in qualche modo una soluzione eh, la troveremo, metteremo anche a disposizione dei fondi che possano servire a eh, utilizzare, a sanificare, diciamo a fare tutto quello che serve eh, perché chi oggi tante associazioni sportive e società sportive e che sui territori utilizza le delle scuole, possa continuare a farlo. Quindi ricapitolo e chiudo, anche per chi dovesse essersi messo, in collegamento, forse, se fosse collegato solo da poco, allora noi eh, mercoledì contiamo di ricevere dal Ministero dell'Economia tutte le risorse sulla società, la società sport e salute. Eh, se come eh, mi è stato detto questo accadrà mercoledì, tra giovedì e venerdì della prossima settimana eh, Sport e Salute si è impegnata ringrazio ancora una volta il Presidente Cozzoli a fare tutti i bonifici, cioè i 47.000 bonifici che erano rimasti in sospeso per il mese eh, di marzo eh, sono state accettate praticamente quasi tutte le domande, ci sono proprio pochissime criticità irrisolvibili perché sono proprio altre cose, non sono lavoratori sportivi ma che evidentemente hanno fatto comunque domanda. Abbiamo anche in gran parte risolto il tema degli arbitri, quindi partiranno sia quei 47.000 bonifici che automaticamente i 131.000 che hanno fatto domanda riceveranno anche il bonus negli stessi giorni di aprile e di maggio. Quindi questa è la prima cosa importante, non c'è bisogno di fare domanda. Poi invece, l'altra cosa, l'8 giugno riapre la finestra, quindi la piattaforma sarà accessibile ai sport e salute all'8 al 15 giugno per chi non avesse fatto domanda la volta precedente. È inutile dire, lo ribadisco però ancora una volta perché per me è importante, questo è quello che potevamo fare adesso. Ma il tema vero è la riforma di tutto questo sistema dei lavoratori sportivi e questo io ho preso l'impegno con voi, lo ribadisco, questo tema andrà nella riforma generale dello sport che prima dell'estate, prima di agosto io intendo assolutamente portare in Consiglio dei Ministri. Perché oggi a causa di questo maledetto virus ci siamo ritrovati in questa situazione assurda a dover trovare delle, eh, delle, come dire, dei provvedimenti, a fare dei provvedimenti così dal nulla per tutelare tutto un mondo. Dice centinaia di migliaia di lavoratori sportivi e come giustamente molti di voi mi hanno scritto non sono soltanto giovani o giovanissimi ma sono persone, padri e madri di famiglia che portano avanti la loro famiglia e la loro attività eh, nell'ambito dello sport. Quindi assolutamente eh, tutto questo mondo va assolutamente eh, riformato e lo faremo prima del mese di agosto, cioè lo faremo da qui a due mesi a prescindere dalle emergenze che speriamo non ci siano più è eh, doveroso da parte mia come ministro dello sport assicurare che tutto questo mondo abbia tutte le tutele che fino adesso non ha avuto. L'8 giugno abbiamo detto riapre la finestra, l'8 giugno eh, sul sito di sport eh, sul sito dell'ufficio dello sport e del governo sport.governo.it trovate eh, i criteri per l'assegnazione delle eh, risorse invece a fondo perduto, quindi delle risorse che aiuteranno in qualche modo a coprire eh, i danni subiti in questi eh, tre eh, mesi. Anche il CONI, devo dire, il CIP e le federazioni si stanno organizzando da questo punto di vista, il CONI attraverso i comitati regionali eh, darà 5 milioni di euro alle ASD e alle SSD. Il Comitato Italiano Paralimpico farà altrettanto per le ASD SSD affiliate del Mondo Paralimpico e quindi ringrazio sia il Presidente Maragogo che il presidente Pancagli di questi ulteriori 10 milioni, 5-5 che danno anche loro. Le federazioni attraverso i contributi dati da Sport e Salute altrettanto eh, metteranno anche loro altra linfa. Più le risorse che metteremo direttamente noi come governo disponibili come vi dicevo i criteri dall'8 giugno saranno diciamo, risorse che probabilmente, anzi io mi auguro proprio di sì, riusciranno davvero ad andare incontro alle esigenze di tutte le decine di migliaia delle decine di migliaia di ASD e di SSD. Sport amatoriali, ripeto, faremo il possibile per il 15 ma dobbiamo vedere come va la situazione della prossima settimana e quindi questo sta anche diciamo, un appello di responsabilità a tutti quanti noi per far funzionare bene le cose. E poi le palestre. le palestre, come vi ho detto la settimana prossima incontro l'amministrazione e poi insieme a lei sicuramente vi informeremo. Questo è un po' il quadro della situazione. Eh, quindi entro eh, la fine della prossima settimana tutti i bonifici emessi. Lo so, eh, per chi ha atteso eh, oltre due mesi eh, non è certo come dire, un, un segnale di rapidità, però vi posso assicurare che invece a livello diciamo, anche amministrativo, organizzativo e soprattutto compreso, considerato il contesto complicato non è stato facile fare tutto questo. Io vi ho detto tutto, sto leggendo eh, se ci sono alcune domande in particolare che mi chiedete se posso rispondere a qualcosa. Eh, Sì, è vero, il bando Sport e Periferie, sì è vero, ci stiamo lavorando, siamo Roberto Donati me lo chiede, stiamo facendo le ultime correzioni al bando, ve lo diciamo comunicherò, io cerco di comunicare le cose solo quando sono certo, quindi eh, lo avevo detto entro fine maggio, oggi siamo diciamo, alla fine del mese, diciamo la settimana prossima credo riusciremo a pubblicarlo, anche lì stiamo cercando di reperire un po' più di soldi e quindi eh, stiamo ancora perdendo un paio di giorni, ma ci siamo anche col bando Sport e Periferia, che è, come sapete è il bando che, eh, il, il bando che, che, che prevede diciamo, gli aiuti per l'impiantistica. Salvatore Duca Gargiulo chiede se eh, potranno accedere tutte le SD o solo chi prima arriva meglio alloggia. No, eh, è un bando, come vi dicevo, è un'opportunità, un come vi dicevo, quella, il fondo perduto è aperto assolutamente a tutti e soprattutto grazie anche, al CONI, al CIP, alle federazioni a Sport e Salute, le risorse a disposizione sono veramente tante. Ehm, stranamente non ci sono particolari domande, quindi probabilmente è stato abbastanza chiaro quello che ci siamo detti. No, non sono, guardi, Alessia eh, Guglielmetti, non è che non sono ancora viste 43.000 domande, intanto erano 47. 000. Sono state viste tutte e 47.000, sono OK quasi tutte e 47.000 e sono pronti i bonifici, quindi non diciamo cose che non, non esistono. Quindi Sport e Salute ha fatto un lavoro egregio ed è pronta, quindi stiamo solo aspettando i soldi dal MEF e la ragioneria dello Stato, il ministro Gualtieri che è stato disponibilissimo mi ha assicurato che tutte, tutte le risorse arriveranno per mercoledì a Sport e Salute. Sport e Salute è pronta, quindi quando arriveranno le risorse non dovremo aspettare un giorno in più. Chi farà domanda su Sport e Salute riceverà, anche il bonus, riceverà il bonus nella nuova finestra, riceveranno il bonus soltanto per aprile e per maggio. Sì, vedo anche il mio collega collegato Felice Mariani, eh, deputato, eh, che ha partecipato alle Olimpiadi, è anche un campione, uno sportivo. E lui ha questa idea molto interessante che stiamo studiando anche insieme ai comuni, al comune di Roma in particolare, ma vediamo poi di estenderla altrove: dell'opportunità per le ASD di usufruire degli spazi nei parchi gratuitamente in tempi rapidi. Eh, se ne sta occupando anche lui personalmente, quindi lui sa che ha tutto il mio appoggio su questa sua idea. Eh, vediamo appunto se il Comune di Roma e se gli altri comuni eh, accetteranno diciamo, questa, questa opportunità. Riprendere gli allenamenti, ma sì, gli allenamenti sono più o meno già ripresi. Sì, ovviamente nella riforma eh, ci occuperemo, lo scrive Alberto Sai, anche dei laureati in scienze motorie, assolutamente sì. Fabiano Oriti mi dice mi sono perso i primi 20 minuti, però penso che non possa diciamo, ripetere tutto, ma comunque in linea di massima eh, chi non ha fatto per il bonus aprile e maggio dobbiamo quindi aspettare la settimana prossima, sì. Eh, Fabiano sì, nel senso che mercoledì arrivano i soldi del MEF e eh, Sport e Salute è già pronta con i bonifici. Paolo Cascavilla mi chiede che idee ci sono sui lavoratori sportivi, eh, ci stanno lavorando eh, un pool di persone molto diciamo, capace in gamba, diciamo che siamo agevolati perché partiamo da zero, perché non avete nessun tipo di tutela fino ad oggi e non mi pare che se ne sia interessato granché nessuno in passato, quindi diciamo, abbiamo un bel lavoro da fare complesso, ma sicuramente avremo modo anche di, di confrontarci perché no anche con voi e con le varie realtà anche di categoria. E mettere in regola il mondo si sport assolutamente sì Luca Concilio mi scrive sulla legge delega lo vedo informato vediamo che cosa dice ah l'ho perso adesso stavo leggendo un messaggio che mi sembrava diciamo molto consapevole di questo che è la legge delega, questa legge di riforma dello sport, ma me lo sono perso, abbiate pazienza. E non lo so adesso se lo ritrovo. E... Va bene, dopodiché, eh, sì, molti mi chiedete del bando sport e periferie. Stiamo praticamente a un passo dalla, dalla chiusura. 50% degli affitti privati come si applica? Noi abbiamo messo la norma nel DL rilancio per cui voi dovete fare una domanda al proprietario dell'impianto facendo riferimento appunto alla norma contenuta nel decreto legge rilancio e viene semplicemente applicata. Io non ho ricevuto il bonus, mi scrive all'Ida di Vita, altri colleghi l'hanno ricevuto. Ripeto, erano ferme 47.000 domande perché all'inizio noi siamo riusciti a recuperare, dalla sera alla mattina, appena c'è stato l'acqua down, 50 milioni. Non, non siamo riusciti a trovare altro. All'inizio non sappiamo neanche quante domande sarebbero arrivate, per cui non facciamo diciamo, una guerra tra, tra chi ne ha più bisogno, se ne hanno più bisogno alcuni altri. Qui è un momento difficile per tutti. Ovviamente chi, come ho detto prima, vive solo di questo. Lavoro e che appunto è padre e madre di famiglia, sicuramente diciamo, sente il peso della responsabilità ancora più forte. E, e io da qua ce l'ho altrettanto. Quindi, però, visto che tutti riceveranno il bonus, eh, tranne appunto quelle poche centinaia di domande che sono state eh, diciamo veramente presentate da persone che non c'entrano niente con il mondo dei lavoratori sportivi, perché ancora non hanno ricevuto i 600 euro per un errore di IBAN, potrà recuperare la mancanza dell'accreditamento, Rosario Orsacchiotto? Sì, se è un errore di IBAN poteva anche segnalarlo già prima, però in ogni caso se è solo quello assolutamente sì. Le regole per i centri estivi, eh, mi chiede Gennaro Rega, le ha pubblicate sicuramente, non so se le abbiamo pubblicate anche noi, però la ministra Bonetti, la Ministra per la Famiglia, Elena Bonetti che anche su questo ha fatto devo dire, un ottimo lavoro. Gli spogliatori bisogna sempre mantenere la distanza. Sì, in realtà stiamo pensando anche di non... cioè molti il... il L'auspicio alcuni li hanno proprio chiusi. No, non è vero, Alessandro è terribile, ecco è terribile, infatti scrive con le linee guida avete scaricato tutta la responsabilità sui presidenti delle associazioni, c'è cioè, la responsabilità organizzativa per ovvi motivi perché non vedo chi altro dovrebbe averla, ognuno si deve assumere la sua responsabilità e credo che se uno organizza la propria struttura nel migliore dei modi eh, favorisce anche l'ingresso di, di clienti che hanno paura e quindi vanno preferibilmente in una struttura eh, diciamo, ben organizzata. Perché non c'è la responsabilità penale? Eh, se si è eh, diciamo, fatto tutto il protocollo, se si è adattato tutto il protocollo come previsto, questo ci siamo già detti altre volte sì, Rossana Filipponi mi dice di non utilizzare le palestre da settembre e pomeriggio altrimenti non avremo ragione di esistere ci stiamo organizzando Dorso San mi chiede se posso anticipare qualche eh, criterio di assegnazione del contributo a fondo perduto guardi stiamo cercando eh, per accelerare tutto perché non vogliamo come dire anche lì poi perdere settimane altre per erogarvi perché dall'otto avete tutte le informazioni non vogliamo poi dover dare i soldi a settembre ma dobbiamo farlo tutto adesso subito quindi ci stiamo facendo dare tutta una serie di dati dalle federazioni e dall'agenzia delle entrate per fare un po' un campione generale di tutte le ASD e SSD vedere un po' quali sono i costi medi degli affitti, sia pubblici che privati, eh, il, diciamo, il bilancio dell'anno precedente, cioè vedere tutta una serie di dati e stabilire delle regole molto diciamo così, generali per tutti e un forfettario da un minimo a massimo a seconda anche dell'attività della, ehm, della singola associazione. Grazie, c'è pure qualcuno come Marcello Giannatiempo che dice che stiamo facendo un lavoro straordinario, uno ogni tanto fa anche piacere e fa anche bene. Sì, sì, lo so, Nicola Veneri dice sì, però la riforma bisogna che tenga conto che una SSD non può sostenere i contributi per come sono ora dell'Inps, non c'è dubbio, bisogna trovare una via di mezzo però tra quello che è oggi dove il mondo dei lavoratori sportivi comunque diciamo anche nessuna tutela, ma anche perché appunto non ha nessun inquadramento, nessuna particolare, diciamo, se non piccole quote di versamenti. Va bene, io più o meno penso di avervi detto tutto, non vedo che ci sono altre cose. Eh, grazie a Luigi Palladino che mi scrive: ottimo lavoro. E... Principi chiari sui lavoratori sportivi, sicuramente, io spero che li abbiate chiesti anche diciamo, in passato ai miei precessori, lo dico a Luca Concilio perché io ho trovato una situazione abbastanza complicata. Va bene, allora io concludo ripetendovi per l'ultima volta, giusto perché se c'è qualcuno che magari si è eh, messo in collegamento, si è collegato solo adesso, che... Eh, mercoledì la società sporte mercoledì scusate che in effetti ricevo telefonate eh, quindi lo ripeto per l'ultima volta perché si dovesse essere messo in contatto adesso mercoledì la società sport e salute dovrebbe ricevere dalla dico dovrebbe ma riceverà dalla ragioneria dello Stato i eh, 230 milioni perché eh, tutta la misura eh, tra il fondo precedente e questo attuale sono 280, quindi adesso riceverà gli ulteriori 230 milioni. Con questi sono pronti già i bonifici e il Presidente Cozzo mi ha assicurato che tra eh, giovedì e venerdì farà i bonifici tutti i 47 mila che avevano fatto domanda la volta precedente ma non hanno ancora ricevuto il mese di marzo e automaticamente sia loro che tutti gli altri riceveranno aprile e maggio. Questo ce lo siamo detti. L'8 giugno si riapre la finestra sul sito di Sport e Salute, quindi sulla piattaforma sarà di nuovo attiva per una settimana dall'8 al 15 per chi non avesse avuto modo di fare la domanda la volta precedente e quindi la può rifare adesso. Non rifate, mi raccomando, la domanda a chi l'ha già fatta perché ci, eh, ha, ci create soltanto pro, ulteriori problemi poi nel, nel gestire tutte le pratiche perché tanto c'è un, eh, un controllo incrociato dei nomi, dei, dei codici fiscali e quant'altro. 8 giugno si apre anche eh, su sport.governo.it eh, possib i possibili criteri, trover troverete tutti i criteri per l'accesso al fondo eh, perduto, le attività sportive amatoriali il 15, ma incrociamo le dita perché dobbiamo capire bene che cosa ancora accade la prossima settimana e per le palestre ci stiamo muovendo con la Ministra, eh, con l'amministrazione. Vi auguro per quello che è possibile in questo momento di difficoltà per tutti quanti noi. Un buon sabato sera e la settimana prossima ci aggiorniamo su tutto, però credo che ormai eh, non ci sarà come dire, nessun altro rinvio che possa giustamente crearvi ulteriore ritardo, malumore o quant'altro, perché questa volta tutte le cose amministrative sono al loro posto. Eh, noi siamo sempre qui tutti i giorni proprio per, per garantire che le cose vadano. Non sono andate nei tempi come volevate voi, di questo veramente mi dispiace, però credetemi, stiamo facendo un lavoro importante che porteremo avanti anche quando poi questa terribile emergenza sarà finita. Vi auguro un buon fine settimana, ripeto, per quello che è possibile. E viva lo sport, viva i giovani anche, perché io sono anche ministro dei giovani e stiamo facendo anche tante cose in generale per i giovani, molti sono poi anche giovani eh, sportivi o giovani che si occupano di sport o che lavorano nel mondo dello sport. Grazie a tutti quanti. Adesso vediamo se sono in grado di chiudere la diretta, perché prima quando ho fatto una prova poi è rimasta aperta per diversi minuti. Grazie a tutti. Ciao Salvatore, io sono Salvatore Ferraiolo, mio concittadino.